Sapete cosa sta facendo questo operatore? Ve lo diciamo noi. Quello che vedete si chiama rotostampaggio e consiste nel depositare una quantità di materiale in uno stampocavo riscaldato generalmente a gas o tramite resistenze, seguito da una lenta rotazione dello stampo che fa sì che il materiale fuso aderisca alle pareti. Lo stampo continua a ruotare in ogni momento durante la fase di riscaldamento per far sì che il materiale si depositi in maniera uniforme. Il fatto che continui a ruotare anche durante la fase di raffreddamento è molto importante, perché altrimenti il pezzo rischierebbe di cadere o deformare. Questa tecnica è ideale per pezzi cavi o di grandi dimensioni. E non dimenticare di seguirci, perché dopo tutto anche questa è ingegneria.